Ciao a tutti, oggi siamo qui per giocare una partita completa di Maracaibo. Abbiamo già fatto il setup per due giocatori, seguendo la carta storia a livello facile. C'è anche medio, c'è difficile e poi c'è la modalità campagna, ma noi oggi vi facciamo vedere la partita base. Partiamo con 8 monete, io che sono il primo giocatore, te con 9 monete, una in più. Abbiamo il nostro esploratore in cima al tracciato esploratore, i nostri segnalini, questi qua ancora non si vedono bene perché ci sono questi davanti, ma quando avanzeranno si vedranno, è la rendita di monete, partiamo da 8, mentre quella è la rendita di punti vittoria, partiamo dallo 0 e poi avanzeremo su questo tracciato. Questi qui invece sono i tre tracciati dell'influenza sulle tre nazioni del gioco, che sono Francia, Spagna e Inghilterra. Qui abbiamo le missioni, ne abbiamo messa una qua, come ci indicava la carta storia per il setup, e tre lungo il tracciato esploratore. Poi abbiamo scelto ciascuno una carta carriera, dove ci sono questi tre omini sopra, poi vedremo a cosa serve. Ci siamo scelti una carta, abbiamo pescato 8 carte ciascuno, una l'abbiamo scelta per mettercela qua, poi vedremo anche lì a cosa serve, mentre 4 le abbiamo in mano, le altre le abbiamo scartate. Questa è la pila degli scarti, qui abbiamo tutto il mazzo, mentre qui abbiamo 4 carte che sono sempre scoperte. Noi poi potremo scegliere, quando dovremo pescare carte, se pescarle da qui oppure prenderle da qui pagandole una moneta, ma poi vediamo tutte le regole nel dettaglio dopo. Il gioco dura 4 round, che vengono segnati da queste 4 carte. La prima l'abbiamo scoperta subito, è questa qua, che ci darà a fine partita 2 punti vittoria per ogni battaglia che avremo vinto, se la prenoteremo, poi anche questa cosa la vedremo, e poi mano a mano ogni fine round se ne scoprirà una nuova. Allora, direi di cominciare così ci vediamo le regole mentre giochiamo. Abbiamo le due nostre navi, verde e gialla, a La Habana, che è il luogo di partenza. Cosa possiamo fare nel nostro turno? Prima di tutto spostare la nave fino a 7 spazi. Questi qua sono tutti gli spazi numerati, possono esserci dei vivi, ad esempio da qui potremo scegliere se andare qui o se andare qui e poi proseguire. A seconda di quanti passi facciamo e di dove ci fermiamo, abbiamo delle azioni a disposizione. Se ci fermiamo in una città, ovvero queste segnate dove ci sono queste pergamene, possiamo fare l'azione della città in cui ci fermiamo. Se invece ci fermiamo in un villaggio, ovvero quelli con il cerchietto piccolo, possiamo fare delle azioni villaggio. Le azioni villaggio dipendono da quanti passi facciamo. Non abbiamo preso il riepilogo, che è fondamentale, tra l'altro è fatto benissimo. E vediamo qua, se ci fermiamo in un villaggio, se facciamo da 1 a 3 passi abbiamo a disposizione un'azione villaggio, se facciamo da 4 a 6 passi 2 azioni villaggio, mentre 7 passi, ovvero il massimo, 3 azioni villaggio. Le azioni villaggio possono essere 3, possiamo farle a nostra scelta anche 2 uguali, 3 uguali, e sono comprare una carta, prendere una moneta oppure scartare tutte le carte della nostra mano per 2 monete. Poi possiamo sbloccarci anche altre azioni migliorando la nostra plancia, ma anche quello poi lo vedremo. Quindi, comincio io. Allora, io decido di andare qui, 1 e 2. Mi sono fermato in un villaggio. Ho fatto 2 passi, quindi ho una sola azione villaggio disponibile, e decido di comprare una carta. Quando si compra una carta, si può comprare o una carta dalla nostra mano, oppure una carta che ci siamo prenotati in precedenza qua. All'inizio della partita ne prenotiamo una e io decido di costruire subito questa che mi ero prenotato. Quindi devo pagare il costo in monete qua in alto e mi darà un potere speciale. Questo è il mastro costruttore, mi dà 3 punti vittoria a fine partita più tutte le carte che comprerò successivamente mi costeranno uno in meno. Quindi ora me lo compro, pago queste 6 monete e me lo metto qui davanti. Dopodiché, alla fine del turno, si può sempre, volendo, prenotare delle carte e mettersele qua. Abbiamo al massimo 3 slot. Questo serve perché, finito il turno, pescheremo tante carte,
fino a riportare la nostra mano a 4. Quindi mettendo 3 carte qua, ad esempio, mi libererò la mano. E quello che voglio fare io, dato che queste qui mi piacciono tutte, almeno 3 me le metto qua. Ci metterò un altro mostro costruttore e poi ci metterò... ci metterò una locandiera e un esploratore. Facendo così riveli anche i tuoi piani all'avversario in realtà, però ti liberi la mano. Quindi ora adesso ho una sola carta in mano e posso pescarne altre 3 fino a riportare la mano a 4. Posso pescarle o da qui o da qui. Intanto pesco, ne pesco 2 da qui, vediamo cosa mi esce. Va bene, pesco anche la quarta da qui e io ho finito. Io invece vado qua per consegnare un tabacco. Allora, le carte, oltre al costo in monete o l'eventuale omino da pagare, poi lo vedremo, hanno anche raffigurato sulla sinistra una merce e un oggetto. In questo caso lei si è fermata qua, può consegnare una merce in questa città. In particolare qui serve il tabacco. Questa carta raffigura il tabacco, quindi può scartare questa carta, utilizzandola come tabacco, per effettuare una consegna a Santiago. Dopodiché, per far vedere che ha effettuato questa consegna, dovrà piazzare un dischetto nello spazio del tabacco. E così facendo inizierà a migliorare la sua plancia. Io libero questo per aumentare la mano. E lo piazza lì. Piazzando il dischetto qua, oltretutto in questa città ottiene un omino dalla riserva alla plancia, quindi ne ha 3 a disposizione ora sulla sua plancia, io ne ho 2 per ora, più può fare anche un'azione villaggio. E come azione villaggio mi compro il pioniere che avevo... che si era prenotato. Scartando 7 monete e... Sì, infatti il pioniere, oltre a costare le 7 monete, richiede di scartare un omino, quindi dalla propria plancia lo rimette in riserva. Questo pioniere gli darà un bonus, ovvero più 1 sul tracciato esploratore. Ogni volta che avanzerà il suo omino sul tracciato esploratore, farà un passo in più grazie al pioniere. Inoltre aumenta la rendita subito delle monete di 2, quindi gliela andiamo a aumentare, dagli 8 iniziali passa a 10 di rendita, che si prenderà poi alla fine di ogni turno. In più, se riuscirà a prendere questo segnalino, poi vedremo come, aumenterà la rendita di altri 2. Poi mi prenoto un avventuriero e pesco. Peschi 2 carte. Allora, voglio andare a effettuare una consegna anch'io. Io ora potrei andare o in questa direzione o in questa direzione. Decido di andare di qua, quindi faccio un solo passo. Consegno la pannocchia, scartando questa carta che ha la pannocchia. Metto un dischetto e mi libero anch'io quello delle carte. Per liberare uno spazio bisogna togliere 2 dischetti, quindi intanto iniziamo da uno. Quando toglierò anche il secondo, la mia mano passerà da 4 carte a 6 carte. Piazzo il dischetto qua. Qua c'era uno slot solo libero, quindi mentre qui potevo mettercelo anch'io volendo, qua una volta che ce l'ho messo io è bloccato, quindi lei poi non potrà venire qui e metterci il dischetto. Potrà venire qui volendo e fare solo l'azione città senza piazzare il dischetto. Io invece ho messo il dischetto e faccio l'azione città. L'azione città mi dice: fai fare 2 passi all'esploratore. L'avesse fatto lei, ne avrebbe fatti 3. Io infatti sono andato lì anche perché pensavo che ci volesse andare lei, dato che ha il più 1 lì. Quindi faccio 2 passi con l'esploratore e faccio 1 e 2. Posso fare fino a 2 passi, quindi volendo potrei anche fermarmi qui e prendermi 3 monete. Invece mi fermo qua e prendo 2 punti vittoria. Quindi aumento i 2 punti vittoria. E ora devo ripristinare la mia mano a 4, quindi queste non le voglio per ora. Pesco una carta da qui. Volevi andare lì, eh? Sì. Vabbè, ci vado lo stesso e faccio 3 passi qua. Allora, come funziona il tracciato esploratore? Quando
ci sono degli omini davanti a noi, si saltano. Quindi i suoi tre passi saranno 1, 2 e 3. Lo spazio dove ci sono io non conta. Quindi lei, fermandosi qua, può rimuovere immediatamente un dischetto dalla sua plancia. Va a rimuovere quello, lo mettiamo qua che c'è uno spazio apposito per i dischetti e per i cubetti rimossi. E lei si è sbloccata lo spazio per aumentare la sua mano. Quindi lei ora la mano potrà contenere fino a 6 carte. Infatti ne va a pescare altre 2. Compro l'esploratore. Quindi una la pesca e una la compra da qua. Questa poi ha finito di pescare, quindi si rimpiazza subito. Allora, io decido di fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 passi e andare qui. A questo punto posso effettuare questa consegna. Io ho la merce richiesta. Mi sblocco anch'io l'aumento della mano fino a 6 carte. Metto il dischetto qua e faccio questa azione. Questa qua è un'azione combattimento. Allora, come funziona il combattimento? Prima di tutto si pesca una tessera combattimento, da qua è indifferente la pila da cui si pesca. Prenderò ad esempio questa. Allora, questa cosa mi dice? Mi dà le tre nazioni, Francia, Spagna e Inghilterra, ognuna ha un valore di forza. In questo caso la Francia forza 2, la Spagna 3 e l'Inghilterra 4. Più questa tessera particolare dice... L'ultima, la terza nazione, ha un più 3 di forza. Cosa vuol dire la terza nazione? Vuol dire quella che ha meno presenza sulla mappa. In questo caso c'è un cubetto per la Spagna, uno per l'Inghilterra, uno per la Francia. Quindi non c'è la terza nazione e non si applica questo più 3. Io, per esempio, mi scelgo la Francia, perché se scelgo la Francia ti dà sì solo 2 di forza, ma ti dà 2 monete di bonus. Siccome le monete mi servono, decido di combattere per la Francia e quindi avere 2 di forza. Mi prendo le 2 monete. Grazie. Cosa posso fare con questo 2 di forza? Me lo dice la mia plancia. Io posso spendere la forza per fare delle azioni. In particolare posso spendere 2 di forza per aumentare l'influenza su una nazione, o sulla nazione per cui combatti, in questo caso la Francia. Posso spendere 5 di forza per aumentare 2 di influenza sulla Francia, oppure posso spendere 4 di forza per piazzare un cubetto da qua in uno spazio città, poi lo vedremo, o addirittura 6 per piazzare un cubetto in uno spazio città dove c'è già un altro cubetto, quindi scacciarlo via. Io ora ho solo 2, volendo potrei aumentare la mia forza utilizzando questa qua che ho sulla plancia, partiamo da 1 all'inizio, quindi io potrei spendere 1 per portarla a 3, ma in questo caso non mi serve a niente 3. Potrei anche spendere omini, scartandoli e rimettendoli dalla plancia alla riserva per aumentare di 1 per ogni omino scartato, però non lo voglio fare. Quindi io mi spendo semplicemente questi 2 di forza per aumentarmi l'influenza sulla Francia. Quindi io dallo 0 passo a 1 di influenza sulla Francia, poi vedremo a cosa serve. È fondamentale comunque aumentare l'influenza su queste nazioni perché dà un sacco di punti a fine partita. Ho completato questo combattimento e me lo vado a piazzare qua. E pesco anche una carta. Perché pesco una carta? Dove l'ho usata? Per fare la consegna. Ah, giusto, e per ne fare... peschi 3. Per fare la consegna e ne pesco 3 perché ora la mia mano arriva fino a 6. Quindi pesco 3 carte. Io farò il massimo dei passi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per prendere 3 monetine. Quindi 3 azioni villaggio, ogni azione una moneta. Va bene. Sì, e poi mi prenoto anche questo. Così pesco. Io decido di andare qui. E completare questa missione. Per completare quella missione bisogna scartare 2 libri. Io ce l'ho. Quindi scarto. Oddio, presi. Scarto 2 libri.
e completo questa missione. Questa missione dice: scarta due libri e guadagna due monete per ogni bussola che hai, più aumenta di uno l'influenza su una nazione a tua scelta. Io di bussole ne ho una, perché noi partiamo solo da una all'inizio, che è quella raffigurata sulla nostra plancia. Poi ci sono dei personaggi che ti danno delle bussole in più. Avendone una, prenderò due monete. Sì. E poi aumento la mia influenza su una nazione che voglio. E l'aumento, facciamo che aumento la Spagna. Dopodiché, la missione completata, la metterò sulla mia plancia. Queste missioni, quando si arriva a completare la quarta missione, si ottengono 3 punti vittoria. Ogni altra missione successiva completata darà 2 punti vittoria ciascuna. Inoltre io ho la mia carriera che mi dice che dopo che avrò completato 2 missioni otterrò 2 monete, oppure se aspetterò di averne completate 3 prenderò 2 monete e 2 punti vittoria. Dopodiché, una volta completato questo step, mi prenderò l'omino e me lo metterò qua. Poi ho gli assistenti, poi vedremo cosa serve. Comunque piazzare un tot numero di assistenti sulla plancia oppure avere tanta influenza su una nazione. Ecco, forse cambio idea. Invece di aumentare la Spagna vado avanti con la Francia, perché io ho nella mia carriera di arrivare almeno a 8 di influenza sulla stessa nazione, quindi potrebbe convenirmi aumentare la stessa. Se riusciremo a completare tutti e 3 gli obiettivi della nostra carriera, gireremo la carta dall'altro lato e guadagneremo altri 2 punti vittoria e 2 monete. Lei le ha diversi, ogni giocatore le ha diversi. Anch'io ho le missioni, 2 missioni danno 2 monete, mentre 3 missioni 2 monete e 2 punti vittoria. I potenziamenti della nave, 4 potenziamenti, 3 monete, 5, 3 monete e 3 punti. E sul tracciato esploratore, superare questo livello mi dà 4 monete, superare l'ultimo 4 monete e 4 punti. Ok. Quindi io ho completato la missione, me la sono messa qua, tocca a te. Ah, devo pescare fino a tornare a 6 carte. E le pesco da qui. Io andrò qua per consegnare un mais. Aumentare di uno. Allora, questa azione ti dice aumenta di uno sul tracciato combattimento, quindi va a 2, più libera un altro dischetto. Quindi lei con questa sola azione ha liberato 2 dischetti, uno per aver consegnato la merce e uno perché glielo diceva l'azione. E prendo 5. Si è liberata lo slot della plancia che gli dà 5 monete di bonus, quindi ha preso 5 monete. E adesso pesco una carta. Allora, io decido di fare 4 passi in modo da avere 2 azioni villaggio. 1, 2, 3, 4. E con queste 2 azioni villaggio, con una mi prendo una moneta. Passi. Passi. E con l'altra mi compro una carta. E comprerò una carta che mi sono prenotato prima. Decido di comprare l'esploratore. Allora, cosa mi dice l'esploratore? Intanto mi costa 7 monete. In questo caso 6, perché ho il mastro costruttore che mi dà 1 di sconto, quindi pago le 6 monete. Dopodiché l'esploratore mi dice di piazzare un assistente nel luogo 9. Io prenderò un assistente che devo averlo sulla plancia, altrimenti non posso comprare l'esploratore, e lo piazzerò nel villaggio numero 9. Cosa vuol dire avere un esploratore in un villaggio? Vuol dire che quando io, al turno successivo, mi fermerò con la mia nave sul villaggio numero 9, avrò la possibilità, invece di fare le azioni villaggio, di svolgere questa azione. Lui mi dice che mi darà 2 monete e 3 passi sul tracciato esploratore. Inoltre, ora, appena l'ho comprata, mi dà diritto a questo segnalino. Quindi io mi prenderò lì dalla riserva questo segnalino qua, sarebbe questo. Ogni giocatore ne può avere uno solo per tipo, sono quei 5 tipi. E questo qua andrà in combinazione con altre carte, come ha per esempio lei l'ancora che le aumenterebbe di 2 la rendita. Io potrei giocarmi poi altre carte che
diranno: se hai questo segnalino aumenta tot rendita di 2, per esempio. Allora io ce l'ho e magari mi potrà essere utile dopo. Questo me lo metto qua. E ho fatto le mie due azioni di villaggio. Quindi l'unica cosa che posso fare è prenotarmi un'altra carta per poi pescarne una. E quasi quasi, sì, quasi quasi lo faccio. Mi vado a prenotare un mercenario qua e pesco un'altra carta. Io faccio il massimo. Allora, lei ha terminato in questo modo, dal via al fine round. Quando termina su questo spazio può scegliere tra due azioni. Una è fare un combattimento, l'altra è avanzare di 2 sull'esploratore. In questo caso lei avanzerebbe di 3 perché ha il più 1. Sì, però faccio solo 2 per completare la missione. Allora, lei decide di fare solo 2 anche se avrebbe potuto fare 3. Innanzitutto, quando si supera questo laser rosso, ti dice di bonus si ottiene 3 di influenza su una nazione a scelta. Quindi intanto ti devi scegliere una nazione e aumentare di 3 l'influenza su quella nazione. E io sceglierò l'Inghilterra. E ti porti già a quel livello là. Dopodiché lei si è fermata su una missione, quindi può completarla. Questa missione in particolare richiede 2 mappe. Che io ho. Che lei ha. E dà 2 monete per ogni bussola più 1 di influenza su una nazione a scelta. Io ho solo una bussola, quindi prendo solo 2 monete. E poi questa te la metti qua e aumenti di 1 l'influenza su una nazione a scelta, sempre l'Inghilterra. Da ora in poi questo spazio non esiste più. Qui non verrà messa una nuova missione, quindi anche se lei avanzerà, quando avanzerò io non considererò questo spazio come se non ci fosse. Devi pescare? Sì, pesco 2 carte. Io decido di fermarmi anch'io, per forza mi devo fermare qua, perché come vedete qui c'è una mano rossa. Questo vuol dire che non si può andare oltre, ma bisogna fermarsi. Quindi io sono obbligato a fermarmi qua e farò invece un'azione combattimento, invece dei 2 passi con l'esploratore. Mi vado a prendere una tesserina combattimento e vediamo cosa è uscito. È uscito la Francia, allora intanto la più debole al solito, però non c'è ancora la più debole. Quindi la Francia ha 3 e una moneta. La Spagna 3 e un punto vittoria, l'Inghilterra 4. Io vado a farmi la Francia di nuovo, quindi mi prendo una moneta, così, così, e ho 3 di forza da spendere. Decido però di spenderne 4, quindi di spendere questa qua della mia plancia portandola a 0 e di utilizzarne 4. Perché? Perché con 4 forza io posso aumentare di 1 l'influenza sulla Francia e anche prendere un cubetto della Francia e piazzarlo in una città. Io decido di piazzarlo in questo spazio che mi dà 4 monete di bonus. Ci sono poi spazi che danno meno monete, spazi che danno invece punti vittoria. Io avevo bisogno delle monete. Questa missione, questo combattimento che ho completato, me lo metto qua. Ora tocca a te che... Ah, per pescare? No, c'ho fino a 6. Tocca a te, anche lei si deve fermare obbligatoriamente qua. Chi si ferma qua fa 3 punti vittoria e poi finisce il round, quindi solo lei farà questi 3 punti, io non avrò la possibilità di farli. Devi pescare carte? No, perché non hai giocate. E ora scatta la fine del round. Come funziona la fine del round? Si seguono tutti questi step. Primo step ti dice o giochi una carta e ripristini la tua mano, compri una carta e ripristini la tua mano, oppure guadagni 2 punti vittoria. Partiamo da te. Io compro l'esploratore. Okay, quindi decide di comprare una carta, costa 7 monete e poi può piazzare l'esploratore sul luogo 9, quindi esattamente dove ce l'ho anch'io. Ottieni il segnalino, quello che avevo preso anch'io, è esattamente la stessa carta. Quindi anche lei ha le 2 monete e 3 passi sull'esploratore se terminerà con la sua nave qua. Qualora uno non voglia fare l'azione dove hai l'assistente, quindi
Quindi puoi terminare il movimento qua e fare un'azione villaggio al posto di quella dell'assistente, oppure addirittura sorpassare e non fermarti proprio su un villaggio dove è l'assistente. Si ottengono sempre 2 punti vittoria per ogni assistente non utilizzato. Quindi se noi abbiamo più assistenti sulla mappa e li sorpassiamo tutti, otteniamo comunque 2 punti vittoria per quegli assistenti. Quindi fare l'azione dell'assistente significa che è più vantaggiosa rispetto a ottenere 2 punti vittoria. Allora, eravamo qua, quindi te hai comprato la carta, anche io decido di comprare una carta e decido di comprarmi questo mercenario che mi ero messo da parte. Costa 7, quindi in realtà lo pago 6 perché ho uno di sconto, che è tutto quello che ho. E mi permette di piazzare un assistente, il mio ultimo che ho per ora disponibile, nel villaggio 6, ovvero qua. Quando mi ci fermerò, potrò aumentare di 2 sul mio tracciato combattimento e poi subito dopo fare fino a altri 3 passi e fare anche un'altra azione principale dove mi fermo. In più mi dà il segnalino della medaglia, che me lo vado a prendere. Abbiamo fatto entrambi questa azione, devo ripristinare la mano. In realtà ho 6 carte, non so se voglio prenotarmene una per pescarne un'altra. Io mi prenoto questa. Ti prenoti quella, quindi peschi una carta. Io no, per ora non voglio prenotarmi niente, quindi rimango così. Prossimo step sono le rendite. Si guadagnano le rendite dei nostri tracciati. Io sono fermo per il tracciato delle monete, sono fermo sul 8, mentre te sei avanzata fino a 10, quindi io prenderò 8 monete e 10. Dopodiché c'è la rendita dei punti vittoria. La rendita dei punti vittoria, siamo a 0 entrambi, quindi non li prendiamo. Poi, prossimo step dice rimuovi tutti i dischetti dalla plancia, quindi tutti questi dischetti qua li togliamo, li mettiamo qua. Abbiamo tolti tutti, sì. Prossimo ancora, si tolgono tutte queste carte, quindi si cambiano tutte e 4 le carte, se ne girano 4 nuove. Poi abbiamo, si rivela la prossima carta round, quindi ne avevamo solo una rivelata, ora si rivela la seconda perché entreremo nel secondo round. Questa è l'Accademia, fine partita, 2 punti per ogni miglioramento della nostra plancia. Per te potrebbe essere buono perché te hai anche la carriera che ti dice di migliorare la plancia. In pratica, al posto di comprare una carta, vi faccio vedere com'è fatta. Questa costa 20 monete e poi ti dice piazza un omino, un assistente, su questa carta. Quindi noi cosa facciamo? Con un'azione normale, un'azione villaggio qualunque, comunque un'azione che ti permette di comprare una carta, al posto di comprare una carta della nostra mano, una carta che ci siamo prenotati, possiamo comprare quelle. Comprare quelle significa pagare 20 monete, costano tutti 20 monete, e piazzare un assistente, che dobbiamo avere prima disponibile qui, quindi dalla nostra plancia, sulla carta. Piazzare un assistente sulla carta significa che a fine partita avremo diritto a quei punti là. Quindi in questo caso, se io ho prenotato questa carta qua, a fine partita farò 2 punti vittoria per ogni combattimento risolto durante la partita. In più, il primo che prenota una carta di queste guadagna 2 punti vittoria, e prenotare una carta di quelle ti dà diritto al segnalino corona. E l'unico modo per prendere il segnalino corona è prenotare almeno una di quelle carte lì. Quindi, prossimo step è guardare la carta storia, che ti dice la preparazione alla fine del round 1, in 2 giocatori si mette una missione sullo spazio 6 e una missione sullo spazio 12. Quindi metteremo questa nel villaggio 6 e quest'altra nel villaggio 12. A questo punto, ultimo step, si riportano le navi alla Havana. Siccome lei ha terminato il turno, inizierò io col turno successivo. Allora, ora abbiamo visto il primo turno di gioco, dove bene o male abbiamo spiegato tutte le regole. Ci manca da dire giusto 2 cose su questo tracciato. Una volta che si supera questo livello, il primo giocatore che lo supera fa 4 punti, mentre
Il secondo, il terzo e il quarto, quindi tutti quelli che lo superano dopo, fanno 2 punti. Stessa cosa qua. Inoltre, mano a mano che si arriva in fondo al tracciato, ci sono bonus sempre più alti. In particolare, alla fine del tracciato, il primo che porterà l'esploratore su questo spazio, quindi alla fine del tracciato, farà 10 punti vittoria. Il secondo che terminerà il tracciato, 8 punti. Il terzo, 6. Il quarto, 4 punti. Non è obbligatorio finire il tracciato, però ti dà un bel po' di punti in più. Ti dà anche diritto a un'azione villaggio bonus, terminare, arrivare in fondo a questo tracciato. Adesso ci vediamo un attimo alla fine della partita come si fa il conteggio. Quando a fine partita si arriva con la nave qua, invece di portarla qui, quindi finire il round, la portiamo qua, quindi primo step qua, 3 punti vittoria, poi arriva qua, 5 punti vittoria. Finito questo, quindi il giocatore che raggiunge lo spazio ottiene 5 punti vittoria, poi si seguono questi step invece che questi. Quindi questi servono per la fine del round. Cosa ti dicono questi step? Anche questo ti dice puoi comprare una carta oppure guadagnare 2 punti vittoria. C'è di nuovo la rendita. L'unica differenza che c'è nella rendita alla fine della partita è che per le monete non si prendono più le monete, ma si prendono i punti vittoria in base a dove siamo arrivati. Ovvero, se io avrò raggiunto questo spazio qua, 22, non prenderò 22 monete alla fine della partita come rendita, ma prenderò 4 punti vittoria. Mentre per il tracciato dei punti vittoria funziona allo stesso modo. Se un giocatore dovesse arrivare a 20 prima della fine della partita, prenderà immediatamente 20 punti vittoria per ogni turno che rimane prima del conteggio finale e poi riporterà il segnalino sullo 0 e ricomincerà da 0. Quindi le rendite. Dopodiché c'è il conteggio dei punti per le carte. Si contano i punti di tutte le carte che abbiamo giocato, non quelle prenotate, non quelle rimaste in mano, ma solo quelle giocate davanti a noi, e si andranno a sommare tutti i punti vittoria segnati sulla carta. Dopodiché si contano i punti per le carte prenotate là sopra. In questo momento ne abbiamo rivelate solo 2, quindi se io mi fossi prenotato questa carta otterrei 2 punti per ogni combattimento risolto, oppure questa 2 punti per ogni miglioramento della propria nave. Ci sono altre carte che ti daranno altri punti per altre cose. Se raggiungiamo i 100 punti ci prendiamo uno di questi, che c'è 100 da un lato e 200 dall'altro nel caso ci dovessimo arrivare. Dopodiché arriviamo a questo qua, che sono i tracciati delle nazioni. Questa qua è una cosa fondamentale, dà un sacco di punti a fine partita. Prima cosa si guarda per ogni tracciato il giocatore che è arrivato più avanti. Per esempio, in questa situazione io sono arrivato più avanti sulla Francia, sulla Spagna siamo pari, mentre sull'Inghilterra sei arrivata più avanti te. Quindi ogni giocatore che è arrivato, per ogni tracciato in cui si è più avanti, si ottengono 3 punti vittoria. Io avrei fatto 3 punti vittoria qui, te 3 punti vittoria qui. Una volta fatto questo, si prendono i punti vittoria per l'influenza su ciascuna nazione. Come funziona questa cosa? Intanto si guarda la nazione che ha più presenza sulla mappa. In questo momento sarebbe la Francia, perché ci sono 2 cubetti di francesi sulla mappa. La nazione che ha più presenza sulla Francia si prende un bonus di 2. A questo 2 si aggiungono, in base a quanti cubetti sono stati liberati qui, questi punti vittoria qua. In questo caso, per esempio, fossimo arrivati fino a qui, sarebbero 2, quindi 2 più 2, 4. Questo numero si moltiplica per il livello rosso che abbiamo raggiunto o superato, il massimo livello rosso che abbiamo raggiunto. Quindi io, per esempio, sulla Francia otterrei un per 2, quindi fosse il valore 4, 4 per 2, 8 punti vittoria. Per esempio, per l'Inghilterra, che ha liberato uno spazio solo ed è anche la seconda con più presenza insieme alla Spagna, quindi si darebbe un punto in più. 1 più 1, 2, per 2, 4 punti. Quindi questo è per darvi un'idea di come funziona. Ovviamente a fine partita avremo liberato molti più cubetti, quindi si prendono molti più punti per questo tracciato qua. Arrivare in fondo ti fa moltiplicare addirittura fino a 6.
per ogni spazio che si supera, nel caso arrivassimo fino al massimo, ma si dovesse avanzare ancora sullo stesso tracciato, si prendono 2 punti vittoria per ogni ulteriore avanzamento. Dopodiché basta, quindi questo è l'ultimo step. Poi questo qua significa che se stiamo giocando la modalità campagna bisognerà seguire le istruzioni della carta, non in questo caso. Quindi, come vedete, i punti si fanno in vari modi, ma secondo me questo stracciato qua è fondamentale. Bisogna tenere bene d'occhio come sono piazzati questi cubetti, perché ora ce ne sono pochi, ma poi ci sono delle azioni combattimento che ti permettono di scacciare altri cubetti. Se io per esempio voglio rinforzarmi ancora di più la Francia, potrò prendere un cubetto della Francia e cacciare via ad esempio questo cubetto dell'Inghilterra, in modo da indebolire l'Inghilterra e allo stesso tempo rinforzare la Francia andando a sostituire il cubetto. Quindi queste cose qua sono importanti, e poi ci libereremo sicuramente molti più slot sulla plancia che ci daranno punti vittoria. Ci sono questi in particolare, ci sono alcuni che hanno questa freccia, vuol dire che per liberare il secondo dobbiamo per forza liberare il primo. In questo caso questo slot ti dà 3 punti vittoria. Una volta liberato questo, potrò andare a liberare anche quest'altro, che una volta liberato me ne darà 6. Non posso liberare prima questo, se non ho liberato quello da 3 punti vittoria. Ce ne sono anche altri tipo questo che funzionano così. Questo qua ti dà delle azioni villaggio aggiuntive, quindi una volta che io ad esempio mi sarò liberato questo, quando andrò a fare un'azione villaggio, al posto, oltre alle mie azioni classiche, quindi prendi una moneta, compra una carta o scarta tutte le carte dalla mano e ottieni 2 monete, io potrò anche andare, avrò un'opzione in più. In questo caso questa qua mi dice aumenta di 1 il combattimento e prendi una moneta. Più posso liberarmi altre cose, fare punti con le missioni, ci sono un sacco di modi di fare punti. Bisogna stare attenti alle carte, perché anche le carte sono multiuso, perché possono essere usate come merce, come oggetto, oppure come per piazzare gli assistenti là e quindi prenderti dei bonus. Ci sono un sacco di cose da tenere sotto controllo. A me il gioco piace tantissimo, e quindi con questo dovreste aver visto più o meno tutte le regole del gioco, quindi direi che ci possiamo fermare qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!